Per cui tecnicamente loro hanno detto gran parte. La cosa più importante da dire è che con il progetto esecutivo che è stato approvato dal Comune di Teramo siamo in grado, io sono in grado come tecnico, di poter procedere all'espletamento delle procedure di gara che hanno dei loro tempi prefissati dalla norma, anche se con le norme che dicevo di salvaguardia appunto del governo è stato velocizzato, quindi voglio dire l'intervento sarà più snello, però comunque dobbiamo andare su una gara di evidenza pubblica. A quel punto abbiamo individuato la ditta, possiamo eseguire i lavori che avranno un'esecuzione celerissima. Il progetto, come hanno detto prima il presidente dell'assessore, riguarda appunto la piazza San Francesco che da anni è oggetto di intervento e quindi l'occasione è stata proprio colta al volo. Si tratterà di seguire un po' quello che è l'andamento orografico del terreno, quindi il progetto riguarda l'andamento orografico. Si è cercato di limitare al minimo l'accesso dei mezzi privati, quindi soltanto per emergenze o per carico e scarico passeggeri, ma l'area è dedicata completamente al trasporto e all'interscambio modale, quindi interscambio bici, autobus, autovetture. Massima attenzione è stata data a quello che è l'abbattimento delle barriere architettoniche, quindi i flussi non solo dei ciclisti che potranno attraversare, quindi con tutela, non solo le persone normodotate, ma anche quelle con carenze di disabilità, quindi con disabilità. La palazzina che è attualmente esistente viene completamente riammodernata. Ci sono i punti di carica per le bike e per le macchine elettriche e anche per i nostri futuri mezzi che arriveranno a basso impatto di emissioni di CO2. Quindi è un intervento che si proietta verso il futuro, quindi gli accessi saranno controllati, videosorvegliati e garantiti con sbarre in entrata e in uscita. Quindi una nuova visione del trasporto, che è un po' il messaggio che l'azienda sta cercando di trasmettere in tutto Abruzzo. Sull'area verde che c'è attualmente nel piazzale. Il verde viene mantenuto completamente, ad esclusione di quelli che sono gli alberi, che sapete che un pino è caduto un tempo fa, quindi C'è la bonifica. cercheremo perché le radici hanno alzato, hanno sollevato, quindi diciamo concordemente con il comune, laddove dovrà esserci la necessità di abbattere un albero perché pericoloso, non perché i lavori si debbano fare, ma perché è pericoloso, cioè si è cercato di inglobare il verde esistente, ma laddove dovesse essere pericoloso, vengono ripiantati sicuramente ulteriori alberi, non uno, più di uno. Capienza di stalli sia per i bus che per Sì, voi sono perché 14 stalli dei bus dedicati per i mezzi di TPL, ma anche per quelli privati, voglio dire. Si eviterà la lunga sosta perché se no non è più terminal. Il terminal è un po' come definizione. definizione, è un terminal che consente l'attracco in salita e discesa dei passeggeri. Poi la lunga sosta si prevederà in altri spazi. Noi come TUA abbiamo, diciamo, siamo di transito lì, quindi facciamo l'operazione durante il periodo scolastico, durante il periodo estivo, di carico e scarico dei passeggeri, poi rientriamo in deposito. Gli altri vettori si dovranno adeguare a questa cosa, perché il terminal non è un parcheggio, è un terminal, quindi è una struttura a servizio della cittadinanza e del turista, del visitatore occasionale, che serve proprio per dare la possibilità e quindi un ordine all'interno di questa, per poi accedere all'ingresso della città, insomma. Gli stalli invece per le auto private sono di vostra competenza, quanti saranno eventualmente? Sono ridotti al minimo e sono soprattutto per i disabili. Vogliamo evitare che ci siano interferenze tra quello che è il trasporto pubblico e quello che è la macchina. La tendenza è nei centri abitati a ridurre il numero di autovetture, ma di consentire al pubblico di utilizzare il trasporto pubblico che ha costi accettabili, ha
non avendo interferenze, può avere una velocità commerciale più elevata. È questo che si chiede, cioè lo sforzo deve essere da ambe le due le parti, perché io è inutile che metto sul territorio un numero adeguato di autobus ecologicamente sostenibili se poi ho una marea di accessi e di ingressi nel centro abitato. Dobbiamo fare uno sforzo tutti ad avere punti di scambio, quindi parcheggi di scambio per le autovetture, e muoversi poi con le bici, con i monopattini, con i mezzi elettrici all'interno delle città. Questo è il senso, ma questo è un messaggio che do a voi, che è importante, insomma, e sono le linee guida che stiamo attuando noi come azienda. Ci ricordate il costo di questo intervento? Allora, all'interno...